Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, contro il presidente del Consiglio proprio durante le comunicazioni fatte da Conte a Montecitorio, nell'aula dove si trovano i deputati. La leader di Fratelli d'Italia promette battaglia nelle piazze e in Parlamento. Dice: la storia sappia che noi non siamo stati conniventi con queste idiozie. Quindi Giorgia Meloni, senza peli sulla lingua, dice tutto quello che è giusto dire al governo Conte 2. Parla di bugie e incoerenze che il governo giallorosso sta raccontando agli italiani con la scusa della malattia. Parla Giorgia Meloni delle misure anticontagio contenute nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'acronimo DPCM. Parla delle feste private a casa, la didattica a distanza, passando per l'attività motoria. E dice: gli scivoloni commessi da questo esecutivo sono molteplici. E così Giorgia Meloni va su tutte le furie nel suo intervento alla Camera dei Deputati. Definisce questo decreto un manualetto delle buone intenzioni e parla della decisione di chiudere i locali a mezzanotte, che potrebbe rappresentare un durissimo colpo per migliaia di imprenditori italiani. Dice: lo Stato non può massacrare così un settore come quello della ristorazione e della somministrazione di bevande, che produce e crea ricchezza per migliaia di famiglie. E poi gli dice: ma noi stiamo combattendo, chiudendo i bar alle 11, stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica? Nel senso che chiudi il bar alle 11. Perché chiudi il bar alle 11? Perché dopo le 11 ti puoi contagiare e alle 10:30 di sera no? Alle 9 no? Alle 4 del pomeriggio no? Ma alle 11, 11 e un quarto è lì sì che il virus ti attacca. In realtà probabilmente avranno pensato che alle 11 la gente fa assembramento fuori dei bar. In realtà la movida comincia a tarda ora, no? Di solito la movida è prima della discoteca. Adesso le discoteche sono chiuse, quindi la movida parte verso le 11, mezzanotte. I ragazzi stanno fuori da questi bar alla moda tutta la sera, no? Parlottando, facendo assembramenti. Quindi forse l'idea del governo era quella di fermare gli assembramenti, ma tu governo devi fermare gli assembramenti, non quello che vedi, non il bar, perché uno in un bar può prendersi qualcosa come a mezzanotte, come alle 9 di sera, non cambia niente. Perché alle 11 dovrebbe chiudere il bar? Allora forse era differente, potevi fare il coprifuoco come in Francia. No? Dalle 21 in poi non ci deve essere più nessuno in giro, un po' come i tempi di guerra. E poi dice: va bene, volete far mettere le mascherine praticamente ovunque. E poi dice: ma valgono anche per gli spacciatori nigeriani che bivaccano nelle nostre strade? O fate finta di non vederli perché siete troppo impegnati a mandare la polizia a vietare le feste e cene tra parenti? E poi dice: a suo giudizio, i DPCM di Conte sono buoni soprattutto per i meme, cioè per le prese in giro su internet, visto che sono pieni di assurdità e di mancanza di credibilità. Dice: ci sono troppe domande che vengono fuori. Cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Vuol dire che il Covid è è quello che vi dicevo prima io, no? Il Covid è nottambulo, no? Se mi alleno per la marcia mi multano, perché in teatro possono entrare 200 persone e alle nozze sono ammessi massimo 30 invitati. Qual è la differenza che ci azzecca, no? 200 persone a teatro e 30 invitati massimo a un matrimonio. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire che non si possono amministrare alcolici fuori dei locali dopo le 9? Stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica, no? Beh, più
Più volte, dice Giorgia Meloni, il centro-sinistra viene accusato dal governo che se ci fossimo stati noi avremmo avuto le fosse comuni, anche in spiaggia, questo lo aggiungo io, me lo ricordo io. Questa è l'ipotesi di Nicola Zingaretti. Si tratta solo di una supposizione. Mentre c'è una certezza, ci sono milioni di disoccupati. Non siamo ottimisti sul futuro di questa nazione, dice Giorgia Meloni, e le risposte che arrivano da questo governo continuano a mancare di credibilità e concretezza. Un mix di controsensi. Tutto questo, dice, è ridicolo, dice Giorgia Meloni. Così si rischia di trasformare il virus in una farsa grottesca. Poi Meloni è preoccupata per il futuro complessivo del paese, dell'Italia. Dice, i grillini sicuramente si piegheranno al pressing del PD e dei renziani sul meccanismo europeo di stabilità. Alla fine accederete al MES, perché così finirà, amici del Movimento 5 Stelle. Questa situazione in generale l'ha portata. Mi porta a vergognarmi, dice, a vedere l'Italia ridotta così. Pertanto ha concluso il suo intervento annunciando che magari. Con il centrodestra compatto, Fratelli d'Italia è pronto a dare battaglia a Conte e ai giallorossi. Dice: intendiamo batterci con forza contro questi provvedimenti ridicoli, in Parlamento e fuori, nelle piazze, sotto i ministeri e fra la gente, perché la storia sappia che noi non siamo stati conniventi con queste idiozie. Sul MES ha ragione, perché ha ragione Giorgia Meloni? Perché? I 5 Stelle tradiranno ancora una volta come Giuda Iscariota, no? Voi tradirete ancora una volta il vostro elettorato. Perché il Movimento 5 Stelle tradisce l'elettorato e l'elettorato rimasto alla fine non gliene frega niente di essere tradito a quelli che sono rimasti a votarli, perché quelli che adesso votano il Movimento 5 Stelle sono i fruitori del reddito di cittadinanza. E i loro stretti congiunti, come dice Conte, quelli che beneficiano col fruitore di questi soldi del reddito di cittadinanza. Quindi quei milioni di persone che girano intorno e ruotano attorno al reddito di cittadinanza sono gli elettori del Movimento 5 Stelle attuale. A quegli elettori lì non gliene frega assolutamente niente che il Movimento 5 Stelle acceda al MES. MES o non MES, l'importante è che mi date il reddito di cittadinanza. Perché il Movimento 5 Stelle cede al PD? Perché hanno paura che con una crisi di governo possano andare a casa ed essere licenziati dalla politica, perché con la clausola del secondo mandato hanno la loro carriera stroncata. Ed è per questo che Giorgia Meloni dice, cari amici del Movimento 5 Stelle, ancora una volta darete retta al Partito Democratico. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, siamo anche in Instagram e nell'altro canale Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.